Il Parco degli Enotri ancora una volta è stata la location privilegiata che ha ospitato un concerto per pianoforte a cura di Ingrid Carbone dal titolo Il romanticismo di Schubert e Liszt, quando la musica diventa poesia e la poesia diventa musica. L'evento, organizzato dalla Fondazione Carical, è il secondo concerto dopo quello dell'8 marzo dal titolo Le musiciste in Calabria, che in occasione della Festa della Donna ha celebrato il contributo che hanno dato le donne alla storia musicale italiana, con un'attenzione particolare ai talenti calabresi. Quello di stasera è un secondo concerto, un concerto da solista che praticamente ci intrattiene su alcune sinfonie bellissime, e oltretutto alcune sono ballate su testi di Goethe, il che significa che quando musicisti come Schubert, come Liszt si incontrano con un grande poeta come Goethe, allora la musica diventa poesia e a sua volta la poesia si fa musica. Questi due concerti si inquadrano nel complesso delle attività collaterali al premio, di cui rappresentano in qualche modo una proiezione anche utile ed efficace. D'altra parte, il premio viene preparato da noi con un impegno che dura tutto l'anno e tutte le altre attività concorrono a renderlo non soltanto un evento importante, ma anche un contenitore, ecco, di cultura che apre le finestre sui vari aspetti dell'articolazione culturale. Il concerto di Ingrid Carbone rientra a pieno titolo nelle attività del Premio per la Cultura Mediterranea, che nel prossimo mese proporrà altre due importanti iniziative. Il 20 maggio, infatti, ci sarà Incontro con l'autore, un momento importante che coinvolgerà numerose scuole calabresi e lucane, e il 22 maggio, nel Santuario di San Francesco di Paola, la presentazione del libro Orti e Giardini di San Francesco, un testo che ha già riscosso notevole successo in occasione di una prima presentazione a Roma.